Maria Castellone del Movimento 5 Stelle, che è vicepresidente del Senato. Bentornata. Si sente rassicurata, senatrice Castellone, o no? Assolutamente no, però sono abituata al modo di fare di questo governo di scaricare la responsabilità su altri per non certificare il fallimento, per non certificare il fallimento, che non è un'opinione delle opposizioni. Il fallimento e il ritardo nell'utilizzo dei fondi del PNRR è stato certificato dalla Corte dei Conti. Ma che? E cosa ha fatto la maggioranza? Ha silenziato la Corte dei Conti inserendo nel decreto PA un emendamento che sopprime quel controllo della Corte dei Conti. Significa la Corte dei Conti interviene durante l'attuazione del progetto per capire se ci sono ritardi e mettere in guardia, che secondo me è una cosa positiva, sì, proprio per evitare che non si raggiunga quell'obiettivo. Per favore, vorrei concludere. No, per evitare che non si raggiunga quell'obiettivo che sta a cuore a tutti. Quindi scaricare la responsabilità su altri o togliere i controlli per non certificare quello che è invece un fallimento è un modo di fare che una maggioranza di governo dovrebbe evitare. Poi vorrei chiarire delle cose, dottor Pancani, perché quello che abbiamo ascoltato prima è molto grave. Cioè il PNR è il più grande piano di investimenti pubblici che questo Paese abbia mai avuto, e l'ha avuto utilizzando per la prima volta uno strumento che in Europa non era mai stato utilizzato, un debito comune condiviso. Sentir parlare prima di costo del denaro, stampare denaro, cioè raccontiamo ai cittadini come stanno le cose. Durante la pandemia il Presidente Conte è riuscito ad ottenere 200 miliardi di euro, il più grande piano di investimenti di sempre, utilizzando un debito, parte a fondo perduto, per fare degli investimenti, perché la crescita di un paese si realizza quando ci sono degli investimenti, e questi soldi servono per investire in infrastrutture, sanità, scuola. Sono stati dati così tanti soldi all'Europa, all'Italia, quasi un terzo di quel Next Generation EU, dei 750 miliardi, proprio perché c'era un paese da ricucire, c'era un paese che ha delle zone in cui non ci sono i trasporti, non ci sono le infrastrutture, non ci sono, e io vengo da una di quelle regioni, il tempo pieno scolastico, gli asili nido. Allora rischiare di non costruire 260 asili nido, rischiare di non spendere i 20 miliardi quasi stanziati per la sanità, che servono perché le persone si possano curare più vicino al luogo in cui vivono, e noi oggi abbiamo un'emergenza sanità, che quella è la vera emergenza di questo paese. Liste di attesa che arrivano a mesi, se non anni. Avete governato regioni. 5 anni. E allora, infatti, abbiamo stanziato in sanità tutto quello che non era mai stato stanziato. Ma di cosa sta parlando? Che ha governato 5 anni con qualsiasi governo, maggioranza di qualsiasi colore? Io chiedo di parlare cortesemente, prego. Perché non credo sia. Sì, ma lei sta facendo un comizio. Descrivendo una realtà inesistente. Una maggioranza di governo debba avere chiari quali sono gli obiettivi da raggiungere. In questo momento rafforzare la sanità è un obiettivo, sì o no? E allora sentire Fitto che quasi mette in discussione la costruzione delle case di comunità, secondo me è gravissimo. Veder tagliati in legge di bilancio i fondi per la sanità dopo una pandemia, con le liste d'attesa che sono un'emergenza, che arrivano a mesi se non anni, significa vivere fuori dalla realtà. Allora, e quindi è la certificazione che tra la propaganda e la realtà c'è molta differenza. Sì, ci sono i banchi a rotelle. Scusate, ci sono i banchi a rotelle. Fate aggiungere una cosa, dico solo per i quali avete speso i soldi voi. No, vorrei chiarire una volta per tutta questa cosa. I banchi a rotelle che menzionano sempre 600 milioni spesi per i banchi a rotelle. Ne avete regalati 900 alle squadre di Serie A. Non ha regalato niente. Non ha regalato niente questo governo alle squadre di Serie A. Posso un attimo rasserenare, che è difficile l'atmosfera. La domanda che però che le faccio è questa. Ma un governo, il governo attuale ovviamente, legittimamente può decidere di modificare gli obiettivi? Infatti, perché dice sono successe tante cose, ma in che modo, rivediamoli. In che modo? Rivedendo cosa? Con quali altri obiettivi? Lei dice obiettivi? Noi non lo sappiamo. Ma perché sappiamo loro erano trasparenti nulla. Loro erano trasparenti. Allora, quando c'era loro al governo non sapeva niente il PNRR. Nulla sapeva il PNRR. E solo per continuare a perdere tempo, spostare la cabina di regia dal MEF a Palazzo Chigi fa perdere mesi. Se già siamo in ritardo, perché non concentriamo...
noi abbiamo offerto da sempre la nostra disponibilità per aiutare a raggiungere quegli obiettivi, perché noi ci teniamo a che questo paese finalmente tutti diventi gli italiani. Un paese saremmo moderno, i primi a chiedere la quarta rata, non so a quale ritardo fa riferimento, ma mi scusi, non si possono dire cose. Il non esistono Fitto altri ha detto paesi non c'è del mondo sulla quarta d'Europa, rata non, c'è non esistono altre nazioni d'Europa che hanno fatto la richiesta della quarta rata. Non esistono. Probabilmente, quel anzi vorrei dire certamente, l'Italia sarà la prima nazione d'Europa ad avere la quarta rata. E sta prendendosi il tempo proprio per evitare, posso per evitare che la quarta rata la richieda tutti al questi tempi che ha chiesto la terza, perché è stata chiesta male. Si occupa di questo. Mancano i presidi territoriali, sì. È mancato quel filtro, sì, durante la pandemia, e le il liste d'attesa con asili, i presidi territoriali sono tecniche. Il problema degli asili non è tanto il problema degli asili, è che i comuni giustamente si sono posti il tema. Una volta che abbiamo l'asilo, chi paga il personale? Stipendi? Allora il governo Draghi mise soldi per coprire le spese del personale, esatto, degli asili. Per la sanità questo non è stato fatto. Per la sanità ci vorrebbero i soldi per avere medici che non ci sono, infermieri che non ci sono, al di là della Per la sanità delle non è stato fatto, però per la sanità durante il governo precedente e quello ancora prima si è raggiunto il 7% di PIL di investimento in sanità. Oggi siamo scesi ai livelli pre-pandemia, quindi si sta tagliando. Allora il senatore si contraddice, perché prima dice che la quarta rata non serve, siamo gli unici ad averla chiesta, e poi invece serve per la tenuta dei conti pubblici. Quindi ecco, questo significa raccontare precisamente le cose. Io vorrei sapere in che modo questo paese sta crescendo, se i dati Istat ci dicono che c'è una decrescita, visto che il PIL è sceso dal 7% del 2021 al 4% del 2022 all'1,2% del 2023. Ma questa è proprio demagogia assoluta. Ma di cosa sta parlando? Di quell'1,2% del post-Covid. Posso parlare? Lei deve guardare rispetto agli altri paesi d'Europa. Guardi rispetto ai paesi d'Europa. Il 1,2% di PIL che oggi spacciano per crescita, lo 0,8% dal PNRR, quindi senza quei fondi e senza quel piano di investimenti noi oggi saremmo quasi in recessione, in stagnazione sicuramente. C'è stato il 7% del crollo della produzione industriale in questi mesi, che per un paese manifatturiero come l'Italia è una cosa gravissima. Quindi io vorrei capire, tutto sta crescendo la produzione industriale. L'esultanza sulla crescita del paese in cosa la vedono, visto che invece c'è un paese frammentato e la popolazione stabile aumenta. L'occupazione capito? È aumentata. Con voi aumentavano invece i poveri. No, però vi prego. Il record di poveri durante un attimo. Facciamo concludere la senatrice. Scusi. L'occupazione è aumentata nei mesi in cui si è ripreso il decreto dignità, che spingeva le imprese ad assumere in maniera stabile i lavoratori da ottobre a marzo, prima che fosse emanato questo decreto lavoro che si chiama infatti decreto precariato. Il nostro PIL sta crescendo per il terziario, c'è molto turismo, va tutto bene. L'industria si ferma scendere. Perché come lei sa noi facciamo componentistica per la Germania è ferma, quindi ci fermiamo anche noi. Allora le cose si ferma o cresce il paese? Io sto raccontando il paese sta crescendo. Sì, quello che mi ha molto sorpreso, parlo dal nostro punto di vista, è che questo provvedimento è passato molto sotto traccia. Poi c'è stata la Meloni che ha fatto un video, era a Vilnius per annunciarlo, c'è stata la conferenza stampa di Giorgetti, però rispetto alla congeria di polemiche sulla giustizia, sui vari casi di cui abbiamo parlato molto in questi giorni, da Santanchè a Delmastro, alla Russa e via dicendo, questa cosa è passata molto sotto traccia, Speranzon. Allora, adesso aspetti, adesso vengo da lei, però prego. Prima voglio sfrupugliare per modo di dire poi la senatrice Castellone. Te la faccio dire immediatamente perché il Movimento 5 Stelle ha detto: ma come, cancellate il reddito di cittadinanza e adesso ve ne venite con questa? Però peraltro iniziative di questo tipo già in passato esistevano, non è la prima volta. A parte il nome romantico che può anche diciamo piacere. In dedicata realtà, a te, no? Si chiama. Io credo che sia un piccolissimo passo. Qualsiasi aiuto alla povertà è ben accetto. È ben accetto, sarà poco, è un piccolissimo aiuto, ma non può equiparare tutto quello che invece in questi mesi è stato tagliato proprio alle fasce più deboli della popolazione. Il reddito di cittadinanza, che era l'unica misura davvero di sostegno alla povertà, è stato indebolito, abbassato, ridotta la platea. Grazie all'occupazione. Il blocco che c'è stato della rivalutazione delle pensioni, i tagli alla sanità. Quindi rispetto a tutto questo accanimento
per prendere risorse da quella parte più fragile adesso, dare questo una tantum, perché poi non è una cosa strutturale, come diceva Dragoni, è un intervento una tantum di un piccolo aiuto che può servire per la spesa, ma molto di più si deve fare. E io credo che in questo momento davvero... Cioè, dire che il paese sta crescendo e poi vedere dall'altro lato che la povertà aumenta sempre di più, i poveri assoluti sono oltre 5 milioni e mezzo, i poveri relativi 8 milioni e 8, cioè quelli per cui anche una bolletta può determinare una condizione di povertà. Vedere che da dicembre 2022 ad aprile 2020, a marzo 2023 sono stati bruciati 50 miliardi di euro di risparmi delle famiglie che per pagare i mutui che sono schizzati alle stelle, ormai sappiamo c'è un milione di famiglie in difficoltà, che non riesce a pagare né la rata del mutuo né la rata del credito al consumo. Quindi c'è un paese lacerato che va supportato aiutando soprattutto le fasce più deboli. Posso questo dire è un passo debolissimo, si deve fare, si può fare molto lei di più, dice, a partire insomma, lei dai dice, il governo ha fatto molto poco per le fasce più posso fragili. Posso dire una cosa? Sì, allora, poi il merito della carta, il merito di questa carta è come saranno dati, distribuiti i soldi. Cioè il criterio sono i comuni che certo conoscono la realtà territoriale e quindi andranno finalmente a dare questi soldi a chi ne ha bisogno. In questo modo ripristini, il governo ha ripristinato un metodo e una struttura che una volta messa in piedi, ecco perché ci è voluto così tanto, contrariamente al reddito, senatrice, mi scusi tanto, che ha fatto i casini che ha fatto, questa è una roba, sono soldi che vanno sicuramente a chi ha, ai poveri veri, quanti poveri... Questa è la cosa importante. I poi poveri veri sono quelli che prenderanno anche il reddito. Ce ne metteranno di più di meno. Ci sono state troppe truffe sul reddito. Meno dell'1%. Meno dell'1%. Non parliamo di truffe che non ci sono. Il metodo della carta è quello che i comuni, tramite i propri servizi sociali, identificano le persone che hanno bisogno tramite l'ISEE e sono i comuni con il servizio postale a distribuire la carta. I comuni avevano anche il tracciamento, i comuni avevano anche l'obbligo del tracciamento dei percettori per impegnarli nei progetti di pubblica utilità e non l'hanno fatto, quindi i comuni sono sempre stati coinvolti. Pochissimi comuni l'hanno fatto, questo non è vero. No, io capisco, diciamo che da parte del Movimento 5 Stelle spesso e volentieri quando ci sono misure che contrastano la povertà sembra che ci sia un atteggiamento ostile. Forse perché loro attraverso hanno introdotto la povertà, l'unica misura di sostegno alla povertà, ma che povertà dice? Sperano di recuperare. Alla senatrice Castellone, una cosa prima di andare da Gian Santi. Che sono crollati. Le faccio una domanda secca. Credo che venisse anche dalla vostra parte politica, certo, ma non solo. La richiesta di tassare gli extraprofitti non solo delle aziende energetiche, delle assicurazioni, delle banche, delle aziende farmaceutiche. Di tutti quei settori che in questa emergenza stanno guadagnando. Quindi in pandemia c'era il settore farmaceutico, nella crisi energetica il settore energetico, adesso c'è il settore bancario. Prendere dei fondi da questi settori che stanno guadagnando per redistribuirli a favore dei cittadini, perché poi il passo successivo è quello, va bene tassare, ma dedicare tutto quello che si prende dall'energia alle bollette, quello che si prende dalle banche a pagare i mutui, perché è importante che risolviamo e miglioriamo la vita delle persone risolvendo le difficoltà che hanno a pagare le bollette e a pagare i mutui. Senatrice Castellone, abbiamo parlato della decisione di ieri, oggi c'è quest'altro voto, peraltro la decisione di ieri raggiunta tra popolari, partiti di destra e alcuni esponenti dei liberali, e così potrebbe essere oggi perché potrebbe annunciarsi questa bocciatura. Il presidente di Confagricoltura però ci ha spiegato, dice attenzione perché c'è stato il Covid, c'è la guerra, cioè benissimo andare verso un mondo più green, ma dobbiamo, come dire, graduare gli obiettivi. Voi credo che siete molto critici in questo senso. Una cosa è graduare gli obiettivi, una cosa è rischiare di fare passi indietro. Che l'emergenza climatica, lo sconvolgimento climatico vada affrontato per quello che è, credo che sia sotto gli occhi di tutti. No? Vediamo gli eventi estremi che ci colpiscono di continuo, vediamo il caldo eccezionale di questi giorni ed è tutto parte di questo sconvolgimento climatico che stiamo vivendo e che per essere affrontato ha bisogno
Questo sì, certamente di interventi strutturali che vanno, devono essere orientati su tanti piani, ma devono avere come obiettivo centrale sicuramente quello di una transizione ecologica, quindi quello di ridurre sempre di più l'utilizzo delle fonti fossili. Anche qui ci sarebbe tanto da fare. Noi abbiamo, ancora stiamo finanziando oltre 20 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi ogni anno, cioè noi finanziamo, dicono gli ambientalisti, stiamo foraggiando la nostra stessa estinzione, ed è proprio così. Quindi il nostro paese deve tutelare le sue eccellenze in tutti i campi, anche nel campo agroalimentare, del campo dell'allevamento sicuramente, però deve continuare a perseguire quegli obiettivi che sono fondamentali e che vanno raggiunti anche in tempi rapidi, perché altrimenti davvero rischiamo di arrivare a quel punto poi di non ritorno. Quindi lei dice non bisogna dilazionare almeno le date che l'Europa, gli obiettivi che l'Europa si è data.